tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Forte odore di gas in tutta la città di Fano, verifiche e controlli dei vigili del fuoco, numerose le segnalazioni, ecco le possibili cause. Sacerdote vittima di un attacco di panico, rischia di annegare mentre fa il bagno al mare a Torrette di Fano, salvato dai bagnini. Settimana di Ferragosto, tra mare, colline e montagna, ecco dove trascorreranno le vacanze i marottesi. Salvato un cane da caccia che nuotava al largo a Baia Metauro di Fano, rintracciato il proprietario dell'animale. La nuova rotatoria in via Flaminia Centinarola di Fano è stata ultimata, ma le indicazioni stradali sono tutte sbagliate. Un fine settimana ricco di eventi in provincia di Pesaro Urbino, questa sera prende il via la festa di Borgo Cavour, mentre domani la birra d'Augusto al Pincio di Fano. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi dalla redazione di Occhio alla Notizia su Fano TV, sul canale 17 c'è l'informazione locale. Partiamo dal fortissimo odore di gas che è stato avvertito nel primo pomeriggio di oggi dalla popolazione in moltissimi quartieri della città di Fano. Ignote ancora le cause sulle quali però stanno indagando vigili del fuoco e questura. Un fortissimo odore di gas ha provocato una generale preoccupazione oggi pomeriggio, poco dopo le 15, in tutta la città di Fano. In pochi minuti, infatti, è partito un tantan sui social dove decine di persone hanno segnalato una nube di gas spinta da un forte vento proveniente da sud-est, come ci hanno raccontato nella nostra pagina Reporter di strada, nella quale abbiamo dato aggiornamenti in tempo reale. I vigili del fuoco, che si sono attivati all'istante, hanno cominciato a perlustrare la città. Da Baia Metauro, dove in un primo momento si è pensato a una fuga di gas, alla centrale situata nella frazione di Caminate, ma non sono stati riscontrati danni alle strutture di distribuzione né di Edison né di Eni. Quindi, dopo gli accertamenti del caso, i pompieri sono ripartiti alla volta della Sassonia, proseguendo nei controlli dei vari quartieri della città. Le segnalazioni sono arrivate anche da San Lazzaro, dal centro storico, zona Colonna, Ospedale, San Cristoforo, Fano 2, Centinarola e Metauriglia. Anche l'ASET SPA ha effettuato dei controlli insieme all'AES, il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio fanese, ma senza riscontrare anomalie. Anche al pronto soccorso non sono stati registrati accessi inerenti alla possibile inalazione di questa sostanza. Verso le ore 17, poi, non avendo constatato con certezza l'origine del problema, si sono fatte largo due ipotesi. Una, quella di una bombola di GPL derivante da un probabile spurgo di qualche cisterna, mentre l'altra, quella dei lavori sulla piattaforma dell'ENI, denominata Barbara C e situata al largo di Fano. Quest'ultima però è stata scartata da Luciano Benini, responsabile dell'ARPAM, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche. Ero personalmente alla spiaggia dei Talenti a nord dell'Arzilla e ho sentito questo forte odore di gas. Mi sentirei di escludere la possibilità che derivi da una piattaforma mare, perché quando viene estratto da una piattaforma si trova ancora in uno stato liquido, viene pompato attraverso una condotta sotterranea verso la stazione di Tombaccia, solo lì diventa in forma gassosa. E poi vengono aggiunte quelle sostanze odorose che noi sentiamo, che ci consentono di capire che è una fuoriuscita di gas. Quindi cercherei senz'altro la causa in altre ipotesi. Come ARPAM non siamo stati coinvolti, anche perché non ci sono stati effetti sull'ambiente, almeno fino a questo momento. Ancora un salvataggio in mare in provincia di Pesaro e Urbino. Ieri un sacerdote è stato soccorso dai bagnini a Torrette di Fano dopo aver accusato un attacco di panico. Thank you.
Le correnti lo hanno trascinato al largo, ma lui non sapeva nuotare. È così che ha avuto un attacco di panico il sacerdote soccorso ieri pomeriggio dai bagnini Roberto Portavia e Nicolò Testaguzza. È successo intorno alle ore 17 ai bagni Loria a Torrette di Fano, quando l'uomo sulla quarantina stava trascorrendo una giornata in spiaggia con un gruppo di giovani con cui era arrivato da Bergamo per i campi scuola estivi. Grazie alla prontezza dei bagnini che lo hanno soccorso e all'aiuto di alcuni bagnanti, tra cui dei medici professionisti, il sacerdote è stato portato in salvo. Ci siamo tuffati e l'abbiamo riportato sul pattino. Sul pattino abbiamo controllato che fosse tutto nella norma, abbiamo controllato il battito, il respiro e siamo corsi qua. Dopo qua, tramite l'aiuto dei medici che c'erano qua in zona, siamo riusciti a tranquillizzarlo e niente, a metterlo in sicuro. Lui comunque era cosciente, non era in situazioni gravissime, però appena siamo arrivati laggiù a prenderlo ci siamo spaventati, perché comunque l'avevamo visto senza forze. E dopo è stato chiamato il pronto intervento, che è arrivato subito nel giro di 5 minuti, è stato molto efficiente e ci ha dato una mano controllando tutti i vari parametri e in seguito portandolo via nel centro più vicino. Ma cosa è successo? Ha avuto un malore? Sì, non è che abbia avuto un malore, però dato che non sapeva nuotare e con le varie correnti forti che ci sono tra l'acqua, si è ritrovato al largo dove non toccava più e gli è preso praticamente un attacco di panico. Com'era ieri la situazione in spiaggia? C'era bandiera rossa, c'erano delle correnti forti sotto e quindi bisognava stare molto attenti, ma nonostante tutto è accaduto quello che è accaduto. Abbiamo dovuto effettuare il salvataggio, che fortunatamente è andato bene. Un cane da caccia oggi pomeriggio è stato trovato al largo di Baia Metauro, sempre a Fano, davanti alla concessione balneare Bagnipelo. L'animale è stato immediatamente preso dal bagnino e portato a terra, poi tranquillizzato. Poco dopo è stato rintracciato anche il suo proprietario. Il Movimento di Fano, il Movimento 5 Stelle di Fano, oggi è intervenuto sul nuovo impianto che verrà realizzato da Aset Spa e Marche Multiservizi per la digestione anaerobica, il compostaggio delle potature del verde e dei rifiuti organici. Per i consiglieri pentastellati questa potrebbe essere l'occasione per l'intera provincia di investire in tecnologie virtuose da un punto di vista ambientale, utilizzando i vantaggi economici nella riduzione delle bollette. I 5 Stelle però criticano l'amministrazione comunale fanese per non aver coinvolto la cittadinanza. Per questo chiedono che si torni a parlare in consiglio di questo impianto, anche in merito alla sua localizzazione. Prima giornata di ferie per milioni di italiani. Noi oggi abbiamo fatto un giro a Marotta di Mondolfo per chiedere a residenti e turisti come trascorreranno questa settimana di Ferragosto. Come trascorrerete questa settimana? Ma molto bene, speriamo che il tempo mantenga, però piove, mi sa. Avete programmato qualche uscita, qualche scampagnata? Domani io vado a Sirolo. A Sirolo. In compagnia? In compagnia di mia moglie e miei parenti di Sirolo. Lei invece che cosa ha deciso? Io ho deciso che domattina mi faccio un bel giro in bici, innanzitutto. Poi io la trascorro qua, perché la tranquillità è la più bella cosa che ci sia. Marotta si sta molto bene. A Ferragosto siamo qua a Marotta. Siete di qua? Siamo di Milano. Come mai avete scelto questa destinazione? Perché sono di origini marchigiane e quindi mi è piaciuto venire, volevamo venire in questa zona. Quindi. Che cosa farà questa settimana? Starò qui. Al mare? Sì, sì. Si spera nel buon tempo? E che si muove, anche se è cattivo tempo, oramai sto qua.
l'estate che di colpo. I gestori delle spiagge però sono sempre al lavoro anche questa settimana, giustamente. Per noi non è tempo di vacanze ancora, no, anzi, siamo nel clou della stagione, dai. Ci sono tantissime persone già dalle prime ore del mattino. Eh sì, anche voi per il caldo sfruttano senz'altro le prime ore più fresche per venire in acqua e rilassarsi. Le vostre ferie quando andranno a finire? Quando inizierà a piovere a ottobre, speriamo, lontane. Ma noi siamo già in vacanza. Siete dei turisti? Sì. Da dove venite? Di Torino. Sì, sì, siamo di Torino, siamo venuti qua a luglio, io con le mie figlie, mio marito ci ha raggiunto da poco e sì, ormai stiamo qua fino al 25, poi torniamo a casa. Noi siamo qui del posto. Sì. No, stiamo sempre. Per agosto no, andiamo a cena qui vicino. Con gli amici o in famiglia? No, tutti amici. Tutti insieme? Amici. Dove andrete? Monte Cucco. Trascorrete la mattinata passeggiando, vi rilassate al mare? Ma io sì, dal mese di giugno che sono qua. Perciò... Chi se la gode? Me la godo. A Ferragosto ritornerà comunque qua? In Umbria. Ormai siamo agli sgoccioli, rimaniamo qua ancora qualche giorno e poi torniamo. Noi veniamo da Bruxelles, cioè io sono locale però abitiamo all'estero. E scegliete ogni estate Marotta o cambiate località? No, però siccome è una casa qui mi piace tornare. Ciao ragazzi, di dove siete? Siamo tutti di Milano. Quindi qua in vacanza? Sì. Abbiamo visto che giocavate anche a calcio balilla, come state passando queste giornate? Le passiamo col calcio balilla, giocando a carte, facendo il bagno. E anche il beach tennis, qualche volta il ping pong. Ma vi piace il mare? Sì, molto, ci siamo appena andati a fare un bagno e abbiamo appena provato a fare snorkeling. E adesso passiamo alle vostre segnalazioni, partiamo dalla cartellonistica posizionata nella nuova rotatoria in via Flaminia a Fano, perché tanti nostri reporter di strada ci hanno segnalato diversi errori. Come potete vedere da queste immagini, uno dei cartelli indica addirittura 4 chilometri il quartiere di Centinarola, quando in realtà, ci scrive un nostro telespettatore, Centinarola dista dalla rotatoria soltanto un chilometro più o meno di distanza, così come riportato invece in modo corretto in un cartello posizionato lì vicino. La rotatoria che ha aperto lo scorso fine settimana con un giorno, anzi due giorni di ritardo rispetto al previsto, deve comunque ancora essere inaugurato, quindi speriamo che i tecnici possano rimediare in tempo a questi errori. E adesso invece vediamo questa fotografia che ci ha inviato un altro nostro reporter di strada e che riguarda l'imbrattamento delle mura romane al Pincio, nella zona centrale di Fano. Dopo un lavoro minuzioso di pulizia eseguito nei mesi scorsi dall'associazione Regresso Arte in tutta la zona, i vandali sono tornati dunque di nuovo in azione. E questa notte verrà effettuato un intervento di disinfestazione della zanzara tigre nei principali giardini pubblici di Fano. Il trattamento avrà inizio alle ore 22:30 e si protrarrà fino alle 3 di domani mattina. Sarà vietato passeggiare o sostare nelle aree interessate fino alle 6 di domani mattina e coloro che risiedono nelle zone elencate in questi cartelli che vi stiamo mostrando dovranno allontanare o tenere in casa gli animali domestici e non dovranno esporre all'esterno biancheria, alimenti e altri oggetti di uso quotidiano. Dopo il trattamento bisognerà attendere poi ulteriori 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che potrebbero essere venute a contatto con i prodotti insetticidi. Grande successo di pubblico e siamo alla pagina degli eventi per la 7ª edizione di In Gir per Fan. Circa 2000 le persone che hanno deciso di passare un sabato sera all'insegna della cultura e del buon gusto. C'era chi degustava un crostolo di Urbania nella splendida cornice di San Domenico, chi la polenta di San Costanzo abbracciato da Porta Giulia, chi ammirava l'Arco d'Augusto con uno spiedino di carne in mano, chi invece degustava del buon vino nei pressi di Santa Maria del Suffragio. L'area del Duomo profumava di tartufo di Acqualagna, mentre quella di Santa Maria Nuova di pesche di Monte Labbate. Sono queste le 7 tappe degustative protagoniste del tour degustativo Around Fano in Gir per Fan,
che si è concluso registrando un sold out nella serata con un'ottima partecipazione di cittadini e turisti nel centro città. L'evento, organizzato dalle associazioni della Proloco di Fano con il patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune e l'Umpli provinciale, ha concesso per la sua 7ª edizione un'occasione anche per visitare i luoghi della città a volte nascosti ma che racchiudono al loro interno storia, arte e tradizione, accompagnati dalle sapienti guide dei diversi ciceroni delle scuole fanesi. Partecipanti alla manifestazione si sono dislocati senza difficoltà nei vari punti di interesse, accompagnati anche dall'ottima musica dei tanti concerti sparsi per le vie del centro. Musica che è tornata protagonista intorno alle 22:30, quando Marco Ligabue, fratello del grande Luciano, si è esibito in una piazza 20 settembre, strapiena, in un concerto a base di rock e pezzi originali del suo repertorio, conquistando tutti e facendo ballare la piazza intera. Sempre una scusa per bere, l'Italia dei giochi senza frontiere. Sold out anche quest'anno, dal tardo pomeriggio i biglietti sono terminati, mi dispiace per coloro che sono rimasti fuori, abbiamo provato a recuperare qualche biglietto, ma in realtà poi le postazioni devono essere in grado di fornire tutti i prodotti da degustazione. Un'altra edizione possibile grazie ai tanti ragazzi che anche questa sera hanno lavorato assiduamente. Una bellissima serata aperta, molti giovani che hanno partecipato, perché è una serata divertente dove c'è in giro musica, dove la città è aperta, quindi veramente una bellissima serata, edizioni da ripetere, quindi siamo veramente soddisfatti noi Proloco di poter portare in una città delle serate così. A Pesaro la notte di San Lorenzo è stata invasa da 50.000 persone vestite di bianco per candele sotto le stelle. L'evento, definito il più glamour dell'estate italiana dal sindaco Ricci, ha confermato l'idea vincente lanciata 3 anni fa. All'iniziativa hanno partecipato 60 stabilimenti balneari per un totale di 7 km di spiaggia, con cene a lume di candela, sulla battigia, intrattenimenti e musica. Gli effetti speciali della serata sono stati affidati alle 20.000 fiammelle sulla sabbia, sulle passerelle, e sui tavoli e persino sull'acqua. E anche a Fano venerdì scorso le candele l'hanno fatta da padrone nel centro storico, dando vita ad un centro commerciale all'aperto, e migliaia si sono riversati lungo Corso Matteotti, piazze e vie limitrofe per passeggiare e fare acquisti a lume di candela. Soddisfatti i commercianti che per l'occasione hanno allestito un banchetto di fronte alla propria attività, creando una composizione luminosa. Monte Gridolfo, invece, è tornata indietro nel tempo con una rievocazione storica che ha celebrato l'anniversario della liberazione dall'occupazione tedesca. Soldati inglesi e tedeschi, mezzi militari, uniformi e canzoni d'epoca. Monte Gridolfo è tornata indietro nel tempo lo scorso fine settimana per celebrare l'anniversario della liberazione dall'occupazione tedesca. Il borgo infatti ha messo indietro le lancette del tempo, tornando alla Seconda Guerra Mondiale, quando il tenente Norton riuscì da solo ad attaccare e a sfondare le difese della linea gotica che stavano colpendo e spazzando via il suo battaglione. Qui parliamo di storia locale, le nostre tradizioni, le nostre origini, la nostra cultura. E la liberazione di Monte Gridolfo per noi è una data molto sentita e la vogliamo condividere con tutti. Quindi è sicuramente una festa, ma è anche un momento di ricordo, perché certi fatti non vanno dimenticati e non bisogna nemmeno vergognarsene oltretutto. Quindi per noi è un evento molto importante e lo festeggiamo a modo nostro. Grande supporto e organizzazione anche della Proloco locale. Assolutamente, non si fa niente senza la Proloco, come le piccole realtà anche qua nei dintorni, diciamo la cittadinanza attiva, perché effettivamente le Proloco sono cittadinanza attiva, sono fondamentali per queste rievocazioni che sono molto costose e senza il volontariato non sono sostenibili.
Il piccolo borgo, situato fra due valli, quella del Conca sul versante romagnolo e quella del Foglia sul versante marchigiano, ha fatto fare ai presenti un tuffo nel passato, con mestieri e foto d'epoca, una trebbiatrice degli anni 40, lunga 20 metri, accampamenti e un carro armato in azione, un semovente Sexton britannico acceso e messo in moto lungo la via. Suggestive sono state anche le battaglie messe in scena dall'Associazione dei Greenliners, che ha fatto rivivere al pubblico quei momenti storici rimasti impressi nella mente di tanti, avvenuti nell'estate del 1944. Il lavoro di ricerca è grazie al comitato storico scientifico qui del Museo della Linea dei Goti. Loro hanno avuto fiducia in noi ormai da 8 anni, 9 anni, e noi ormai siamo quelli che rappresentiamo in regione, ma anche fuori, nelle zone limitrofe, la linea gotica, il fronte che è stato nell'agosto del 44 e poi nel settembre del 44 nella Romagna fino a Rimini, e quindi gioco forza che siamo conosciuti per questi eventi e ci impegniamo chiaramente seguendo anche indicazioni di studi altrui. Quest'anno ho proposto con successo una rivisitazione della narrazione in chiave più cinematografica, oppure per gli appassionati dei vecchi fumetti di guerra un po' più fumettistica, per intenderci, e spero che sia una cosa nuova che piace al pubblico. Ha preso il via questa sera la 22esima festa del Borgo Cavour nel centro storico di Fano. La borgata è tornata ad animarsi con musica, arte, piatti della tradizione e intrattenimenti per bambini. Durante l'evento l'Associazione Padre Pio raccoglierà i fondi per sostenere la mensa di San Paterniano, che ospita quotidianamente le persone in difficoltà economica. La manifestazione proseguirà anche nella giornata di domani. A Pergola fervono i preparativi per i 3 appuntamenti estivi più importanti della città dei Bronzi Dorati. Vediamo. Riscoprire e valorizzare il passato e la propria storia per guardare con fiducia il futuro. Con questo auspicio il Comune di Pergola ha annunciato con grande fermento la 10ª edizione della rievocazione storica del miracoloso arrivo delle reliquie dei Santi Secondo, Agapito e Giustina. La Carmesse, di carattere storico-religioso, darà la possibilità di riscoprire una tradizione millenaria della città, rappropriandosi dei tanti scorci medievali più suggestivi del centro storico. Musicisti, sbandieratori, cortei storici e taverne medievali saranno alcune delle tante attrattive che allieteranno i presenti, proiettandoli indietro nel tempo nell'antica storia. È l'importante rappresentazione e fedele rappresentazione storica di ciò che è avvenuto nel passato. Noi crediamo che non ci possa essere futuro senza la conoscenza del passato, senza il riconoscimento di quei valori, di quell'identità che ha fatto grande la nostra città, la nostra regione, la nostra nazione e che la distingue in Europa e nel mondo. Una rievocazione storica che vedrà a Pergola oltre 250 figuranti, 15 gruppi storici provenienti non soltanto dalle Marche ma da tutta Italia, i 2 maestosi buoi che provengono direttamente dal Palio di Siena e che trasporteranno le spoglie dei nostri santi protettori, perché rievochiamo il loro miracoloso arrivo a Pergola, 15 amministrazioni comunali presenti, e sicuramente sarà uno spaccato di vita medievale che porterà indietro le lancette, e ricordiamo i tanti visitatori che raggiungono per questa manifestazione la nostra città, che si mangerà tipicamente medievale. Non si troverà nulla di diverso da quello che si mangiava nel XIII secolo nella nostra città. L'antica tradizione ripercorre le fasi centrali che hanno contraddistinto gran parte del XIII secolo. Si narra infatti che Secondo, giovane romano che convertitosi al cristianesimo per sottrarsi alla persecuzione, fugge in Umbria. Viene scoperto e condotto a Spoleto, nel quale viene costretto a rinnegare la fede. Il giovane, condannato a morte, viene ritrovato sano ed integro da un pescatore che lo nasconde sotto un grande albero per poi essere sepolto. Nello stesso terreno vennero sepolti i resti mortali dei martiri Agapito e Giustina, figli del re di Spagna.
Passano poi anni e secoli e le memorie dei martiri si perde finché al tempo del Papa Alessandro IV cominciarono a verificarsi sul luogo fatti prodigiosi. Oggi quelle sacre spoglie vengono devotamente custodite. Tra qualche giorno apriremo l'ufficio turistico nella città di Pergo, l'ufficio che non c'era, e anche questo è frutto di questa collaborazione con l'amministrazione comunale. Quindi il ruolo di Confcommercio insieme alle amministrazioni comunali che hanno voglia di promuovere l'economia turistica delle loro località. E adesso la pagina sportiva curata da Matteo Del Vecchio. Pochi gli spettatori, solo un'ottantina gli accreditati e pochissime le azioni da gol tra Vispesa e Alma Juventus, che ieri ad Urbino si sono affrontate nella gara valevole per il triangolare del primo turno di Coppa Italia, che insieme a Biancorossi e Granata vede nel girone anche il Gubbio. La gara, giocata in campo neutro e da porte chiuse a causa della squalifica del Benelli, ha visto prevalere il caldo e l'imballaggio dovuto alla preparazione, piuttosto che il bel gioco, e Fano che si giocherà quindi il passaggio del turno domenica prossima in casa contro la squadra umbra. Recrimina però la formazione di mister Epifani che al 18° fallisce un calcio di rigore con Germinale, ipnotizzato dall'estremo difensore pesarese Tomei. Il più attivo dei padroni di casa è Diop, che in un paio di circostanze chiama in causa il portiere fanese Voltolini. Unica azione degna di nota della ripresa al 22° quando sull'asse Cernaz-Ndiaye il Fano confeziona una palla gol che però si stampa sul palo. Ottimo test comunque quello di ieri per l'Alma che dal 25 giugno, giorno dell'insediamento in società del direttore generale Simone Bernardini, sta tassello dopo tassello completando il mosaico per la terza stagione consecutiva in Lega Pro, forte della collaborazione con il Delfino Pescara, partnership che ha dato i suoi frutti nell'allestimento dello staff dirigenziale e tecnico, a partire dall'allenatore scelto Massimo Epifani, ex mister della Primavera Biancoazzurra, e del direttore sportivo Antonio Bocchetti, che negli ultimi 2 anni aveva ricoperto questo ruolo alla Paganese. Oggi intanto è stata presentata la campagna abbonamenti 2018-2019 che partirà il 16 agosto. Il claim scelto è l'Alma Chiama, una vera e propria chiamata alle armi per i tifosi. Questi i prezzi per assistere alle partite casalinghe. Poltronissima 429 euro, tribuna centrale 339, tribuna laterale 309, gradinata 199 e curva 109. Previsti ovviamente degli abbonamenti ridotti per donne over 65, invalidi e bambini dagli 8 ai 14 anni. Il prezzo dell'abbonamento è stato calcolato su un girone a 20 squadre e sono previste anche 2 giornate granata, vale a dire 2 partite in cui non sarà valido nessun tipo di abbonamento, che saranno dimezzate o annullate in caso di girone a 19 o 18 squadre. Restando in tema di campagne abbonamenti, partirà a settembre quella della Virtus Volley Fano, che si prepara al prossimo campionato di Serie B di volley con la consueta grinta e l'ambizione di chi vuole sognare in grande. L'entusiasmo che lo scorso anno la squadra fanese ha generato tra gli appassionati, le tante richieste che stanno arrivando e i soli 600 posti disponibili del Palasport fanese hanno fatto propendere la società ad anticipare l'avvio delle operazioni. Gli abbonati avranno la certezza di poter assistere a tutte le partite casalinghe e potranno esercitare il diritto di prelazione sulle gare di Coppa Italia e sugli eventuali play-off promozione. 50 euro la quota per l'abbonamento numerato, 30 per quello non numerato. Ma per saperne di più occorre scrivere a segreteria@virtusfano.it. Chiudiamo parlando di scherma e del galà organizzato nelle scorse settimane per festeggiare 10 anni dell'associazione Fanum Fortune, nata nel 2007 e unica in città ad essere riconosciuta dalla federazione. Al vernissage alla Rocca Malatestiana c'erano anche il campione mondiale e olimpico di spada Paolo Pizzo, di rientro dai mondiali in Cina, e la pluricampionessa di fioretto e consigliere nazionale della federazione Valentina Vezzali. I due campioni hanno fatto da arbitri a delle dimostrazioni degli atleti fanesi e successivamente hanno dialogato con il pubblico rispondendo a domande e curiosità sulle loro carriere. All'evento hanno partecipato anche il sindaco Massimo Seri, l'assessore allo sport Caterina Del Bianco e il presidente del comitato regionale Marche della Federazione Italiana Scherma Stefano Angelelli. E dopo lo sport ancora spazio per un appuntamento. All'Arena BCC di Fano prosegue la rassegna dialettale Teatro sotto le stelle. Questa sera alle ore 21 andrà in scena la compagnia senigalliese La Sciabica con la commedia intitolata La bottega de Peppe, La bottega di Peppe. Il telegiornale finisce qui, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata e vi do appuntamento domani mattina alle 7.30 in diretta con Occhio ai giornali, la rassegna stampa. Arrivederci.